Nonostante la pioggia, tantissime persone hanno partecipato all'iniziativa che ha ostacolato l'ingresso e l'uscita dei camion dallo scalo commerciale di Salerno, così come è avvenuto nei giorni scorsi anche presso il porto di Genova. In particolare al porto di Salerno la protesta è stata attuata in via Ligea in contemporanea con l'arrivo della nave della compagnia di navigazione israeliana Zim, la stessa che in accordo con il governo israeliano si è offerta di fare da vettore per gli armamenti che l'esercito israeliano sta utilizzando su Gaza. Protesta analoga a quella che si è svolta questa mattina presso il porto commerciale di Salerno è stata attuata nelle ultime settimane in vari porti europei, dalla Spagna a Barcellona, ma anche negli USA e in Australia, per ribadire vicinanza e solidarietà con il popolo palestinese e opporsi al transito di mezzi, armi, merci che sostengono genocidi. Palestinian trade unions called for an international solidarity with Palestinian people. They told us, you have to block the military industrial Israelian complex. And that's what we are doing here this morning at the port in Salerno, in the south of Italy. With dock workers, we are blocking the port, aiming to block the Zim, an Israelian company aimed to send weapons to Israel. We are with Palestinian people until their victory. Free Palestine.